Il 60% degli imprenditori digitali si trova ad affrontare questioni legali nel corso della propria carriera, con il 40% di questi problemi derivanti da contratti inadeguati o dalla loro assenza. È lecito chiedersi: esiste un modo per evitare tali rischi sin dall'inizio? Pensa a questo scenario: sei al culmine del successo con il tuo business online e improvvisamente un collaboratore se ne va, portandosi via segreti aziendali e clienti importanti. O, ancor peggio, ti ritrovi in una battaglia legale che rischia di prosciugare le tue risorse finanziarie e distruggere la tua reputazione. È un vero incubo. Per un imprenditore digitale, generare profitto è fondamentale, ma è altrettanto cruciale proteggere quanto costruito dalle minacce legali. Vedi, molti imprenditori digitali temono di perdere clienti e know-how e di affrontare cause legali che potrebbero demolire la loro reputazione. Questi problemi, oltre ad essere costosi, possono segnare la fine della loro attività. Io sono l'avvocato Oreste Maria Petrillo, avvocato specializzato nella difesa di noti formatori e imprenditori digitali italiani, specializzato nella contrattualistica e la tutela dei business digitali. Ogni giorno assisto a situazioni in cui queste paure diventano realtà. Il timore di perdere il proprio know-how, l'ansia di ritrovarsi in cause legali ingiustificate e la preoccupazione che i soci possono letteralmente sottrarre i frutti del duro lavoro. Oggi ti spiegherò come proteggere il tuo business digitale da queste minacce mediante strategie legali affermate e contratti solidi. Se ti stai chiedendo perché ascoltare il mio consiglio, considera che ho trascorso anni al fianco dei migliori formatori del settore online, combattendo questi problemi e sviluppando strategie legali che hanno salvato reputazione e patrimonio. Sono qui per dimostrarti che esiste una soluzione, un modo per salvaguardare il tuo business digitale, preservando la tua integrità professionale e costruendolo su solide fondamenta. La mia esperienza con i migliori formatori e guru italiani ha dimostrato che con l'approccio legale giusto questi problemi possono diventare davvero un ricordo lontano. Ascolta questa storia. Una startup tecnologica aveva ideato un software rivoluzionario, ma non aveva stipulato adeguati accordi di non divulgazione, l'NDA, per i suoi sviluppatori e collaboratori esterni. Un ex sviluppatore, dopo aver lasciato l'azienda, ha lanciato un prodotto sorprendentemente simile. Collaborando con me, la startup ha implementato robusti NDA e contratti di lavoro ben definiti per ogni collaboratore, tutelando così sia la proprietà intellettuale che il know-how aziendale. La protezione della proprietà intellettuale è vitale sin dall'inizio, soprattutto in settori altamente innovativi e competitivi. Ancora, un noto formatore digitale aveva creato un corso online di successo. Nonostante il corso fosse registrato e protetto da diritti d'autore, mancavano clausole specifiche sui termini di utilizzo e sulla redistribuzione del materiale da parte degli utenti. Ciò ha portato alcuni utenti a rivendere il materiale a un prezzo inferiore, causando una perdita significativa di entrate. Introducendo termini di servizio dettagliati e accordi di licenza per gli utenti, abbiamo limitato la redistribuzione non autorizzata e fornito una base legale per affrontare le violazioni. La protezione del contenuto digitale necessita di una salvaguardia legale minuziosa per prevenire abusi e perdite economiche. Proseguiamo. Una società di consulenza fondata da tre soci non aveva definito chiaramente gli accordi societari, specialmente per quanto riguarda le condizioni di uscita dei soci e la divisione degli asset. L'uscita di un socio ha scatenato una disputa sulla divisione degli asset e dei clienti, portando a una lunga battaglia legale che ha compromesso l'operatività e la reputazione dell'azienda. Dopo la disputa, i soci hanno lavorato con me per redigere un accordo societario completo che prevedeva protocolli chiari per la gestione delle uscite dei soci, la divisione degli asset e la gestione dei clienti in caso di scioglimento. Gli accordi societari dettagliati sono essenziali per prevenire conflitti e assicurare una transizione ordinata in momenti di cambiamento aziendale. Questi casi dimostrano l'importanza di una solida struttura legale per proteggere il tuo business digitale. Le lezioni apprese evidenziano che la prevenzione tramite la consulenza legale adeguata può salvare le imprese da perdite finanziarie significative e danni reputazionali. Ascolta quest'ulteriore caso. Alessia, titolare di un'agenzia di marketing digitale, ha sempre evitato di formalizzare accordi dettagliati con i suoi collaboratori, temendo che ciò potesse generare tensioni. Si basava sulla fiducia. Tuttavia, quando un ex collaboratore ha fondato una propria agenzia e ha portato con sé una parte significativa della clientela di Alessia, sfruttando le strategie apprese, si è trovata in serie difficoltà. La mancanza di accordi
di non concorrenza ed NDA per proteggere il know-how e i clienti si è rilevata un errore. Dopo questa sfida, Alessia ha collaborato con me per sviluppare ed implementare contratti solidi, blindati, inclusi specifiche clausole di non concorrenza, non sollecitazione ed NDA, proteggendo così il suo business da perdite future. La sicurezza a lungo termine di un business digitale dipende dalla protezione del know-how e dei clienti tramite accordi legali ben strutturati. Bada a questa cosa. Marco, creatore di corsi online, si è trovato al centro di una causa legale quando un cliente insoddisfatto ha lanciato una campagna diffamatoria sui social media, e sebbene oggi quanto è facile diffamare le persone sui social, anche su gruppi creati apposta per questo, danneggiando sia la sua reputazione che le vendite. Un cliente insoddisfatto, infatti, ha scatenato una tempesta mediatica contro Marco, creatore di corsi online, etichettandolo ingiustamente come un fuffaguru, o meglio detto guru della fuffa. Le conseguenze? Un'immediata battuta di arresto nella reputazione e nelle vendite. Marco è passato da avere tanti clienti a pochi clienti. Ed è passato, nella esclusiva e personale visione dei suoi potenziali clienti, da formatore affermato a truffatore conclamato. L'assenza di una politica chiara per gestire i reclami e di un'efficace strategia legale per affrontare simili situazioni ha solo aggravato il danno. Grazie alla mia consulenza, Marco ha introdotto procedure trasparenti per i rimborsi e ha affrontato proattivamente la controversia legale. Questo non solo ha permesso di ripristinare la sua reputazione, ma ha anche messo un freno a ulteriori danni, sia legali che mediatici. La lezione appresa, disporre di solide procedure legali e comunicative, è vitale per preservare la reputazione e mantenere la fiducia dei clienti. Vediamo la storia di Laura e cosa può insegnarci. Laura e il suo socio avevano dato vita a un fiorente e-commerce, tuttavia divergenze sul futuro dell'azienda hanno spinto il socio a cercare il controllo totale, mettendo a rischio non solo la posizione di Laura, ma anche la sua sicurezza finanziaria. Inizialmente i dettagli sui ruoli, le responsabilità e le modalità di uscita non erano stati chiaramente definiti nel loro accordo societario. Intervenendo tempestivamente ho assistito Laura nella rinegoziazione degli accordi societari, garantendole una giusta protezione e metodi efficaci per risolvere i conflitti. Questo ha salvaguardato gli interessi personali di Laura e quelli dell'azienda. La chiave, accordi chiari ed equilibrati tra soci, sono essenziali per evitare litigi distruttivi ed assicurare la continuità e la crescita dell'azienda. La collaborazione con me ha non solo salvato il business dei miei clienti, ma anche rafforzato la loro posizione nel mercato. Ho condiviso con loro tre principi vitali: la personalizzazione dei contratti, la tutela del know-how e l'importanza di una strategia proattiva per prevenire le dispute. Concludiamo con Luca. Consideriamo il caso di Luca, imprenditore digitale tradito da un collaboratore che di nascosto ha eretto un'impresa rivale. Luca ha omesso due precauzioni cruciali: contratti ben strutturati e consapevolezza delle protezioni legali a sua disposizione. Questa negligenza ha quasi distrutto il suo business. Grazie alla nostra collaborazione, Luca ha non solo riconquistato la sua posizione di mercato, ma ha anche rafforzato la sicurezza e la fiducia nel suo business. Questo sottolinea una verità fondamentale: proteggere il proprio business digitale non è solo fattibile, è indispensabile. Il primo passo è riconoscere il problema, il secondo agire senza esitazioni. Ascoltami, questi casi evidenziano come interventi mirati possono trasformare le crisi in opportunità di crescita e rafforzamento per le aziende. Oltre alla risoluzione di problemi specifici, ci sono lezioni e segreti universali che ogni imprenditore digitale può applicare per proteggere e valorizzare il proprio business. Primo, la prevenzione legale proattiva. Oltre a scongiurare problemi, questa strategia costruisce un fondamento per la crescita sostenibile. Implica contratti ben congegnati, politiche chiare e una profonda conoscenza delle leggi specifiche al settore digitale. Significa anche continuare a formarsi sulle leggi e sui cambiamenti del settore per anticipare le sfide, piuttosto che semplicemente reagire. 2. La personalizzazione delle soluzioni legali. Ogni business digitale è unico, con sfide e obiettivi specifici. Contratti generici o strategie legali non su misura spesso falliscono di fronte a problemi complessi e nuovi scenari di mercato. Adattare ogni strumento legale alle esigenze particolari del cliente assicura una protezione completa e consente alle soluzioni di evolvere con l'esigenza dell'azienda. 3. Costruire relazioni basate sulla fiducia. Al di là dell'aspetto legale, è fondamentale sviluppare e mantenere rapporti solidi con collaboratori, clienti e partner. La fiducia rafforza le relazioni commerciali e accordi legali chiari e giusti ne sono il fondamento. Affrontare i problemi legali con integrità e trasparenza non solo facilita la loro risoluzione, ma anche rafforza la reputazione dell'azienda. Questo ci porta a una verità fondamentale:
Proteggere il tuo business digitale non è solo possibile, è essenziale. E il primo passo è riconoscere il problema. Il secondo, agire e agire ora. Ecco dove entro in gioco io. Il mio servizio di consulenza legale specializzato offre esattamente ciò di cui hai bisogno. Dalla redazione di contratti blindati fino alla strategia legale personalizzata per blindare il tuo business digitale. Il mio ruolo è quello di fornire una consulenza legale specializzata, completa di tutto ciò che serve per blindare il tuo business digitale, con contratti ad hoc, con l'aggiunta di due bonus esclusivi per chi decide di agire subito. Ti guiderò passo dopo passo nel poter eventualmente modificare da solo i contratti in futuro e rimarrò a tua disposizione per ulteriori chiarimenti e modifiche. Quindi contattami oggi stesso su orestemariapetrillo.it/contattami.